Tac. Eccoci qua. Voilà, siamo online anche su YouTube. Ciao a tutti ed eccoci pronti per l'ultima delle puntate di questa Tool Week, la settimana dedicata agli strumenti web o software che noi riteniamo interessanti per i trader per fare diverse cose. E oggi appunto è l'ultima di questa settimana, ma ovviamente se a voi è piaciuta l'idea e avete voglia di continuare su questa falsariga, chiaramente ce ne sarebbero ancora tantissimi e potremmo anche andare avanti anche settimana prossima. Poi, come ha scritto Mirko qualche giorno fa su Facebook, ci fermeremo per il periodo estivo, quantomeno per un paio di settimane a luglio, adesso vedremo quanto esattamente, per poi ovviamente riprendere in tromba, ma abbiamo un po' di cosette da fare fra vacanze, corsi e cose varie. Allora, stasera vi avevo promesso una chicca per opzionisti. Abbiamo fatto anzi tre appuntamenti dedicati più al trading puro e diciamo, alla parte più di analisi grafica, eccetera, eccetera, come TradingView, poi abbiamo visto Robin Track. Ieri ci siamo sbizzarriti con il nostro amico Stockard. Oggi invece vi faccio vedere l'applicazione gratuita di graficazione, se è una parola che esiste, di tracciamento dei payoff opzionistici più figa che esiste, che alcuni di voi conoscono già perché hanno fatto in the money, e si chiama Options Profit Calculator. Ok, il sito è il link è esattamente questo che vedete a schermo: Options Profit Calculator, quindi il calcolatore del profitto delle opzioni. Cos'è? Allora, nonostante una grafica un po' vecchiotta, passatemi il termine, è un programmino molto molto figo per chi di voi conosce le opzioni o addirittura le trada. Se non conoscete le opzioni e non le tradate, ovviamente non è l'obiettivo di stasera quello di affrontare l'argomento di cos'è un payoff opzionistico, quello ovviamente vi invito a rivolgervi agli mortacci sua. Ruggero, l'ho detto bene, Ruggero? Voilà, opzionetica.com, avete insomma il nostro sito dove se andate a pescare il link al canale YouTube oppure ai video che ci sono qua in home page, avete un bel po' di materiale base per affrontare appunto l'argomento di cos'è un payoff. Quindi, dando per scontato che sappiate che cos'è, questo è un sito che vi aiuta a disegnare i payoff in modo veramente molto veloce, leggero, automatico e soprattutto con i prezzi veri delle opzioni, perché nonostante chiaramente siano prezzi ritardati di 10 o 20 minuti, non lo so esattamente, ma chi se ne frega, perché un opzionista non fa mai operazioni che sono sensibili ad una variazione di prezzo di 10 minuti. Chiaramente io se metto in piedi un Iron Condor la metto in piedi tendenzialmente con un orizzonte mensile o bimestrale addirittura. Allora, la pagina come vedete si apre con questa Selesao di strategie opzionistiche standard, vedete? Lui vi dice to start, select an options trading strategy, cioè per iniziare seleziona una di queste strategie opzionistiche di base. E qui vedete abbiamo le basic, cioè proprio l'ABC, cioè comprare una call, comprare una put, fare una covered call, vendere una call o comprare o vendere una put. Poi abbiamo gli spread, quelli facili, quelli di base, quindi i credit spread, il call spread, che potrebbe essere sia debit che credit, a dire il vero, put spread, un calendar spread, quindi vendere e comprare a scadenze diverse, e il ratio back spread. Ratio back spread è una composizione non così semplice, dove di solito si vende un'opzione e se ne comprano due, o viceversa, se ne compra una e se ne vendono due. Quando si usa la parola ratio in inglese, si intende un qualche tipo di sbilanciamento fra il numero di contratti, ok? 1 a 2, 2 a 3, 3 a 5, 5 a 10, quello che è. Poi invece qui abbiamo gli spread più avanzati, quindi le nostre amiche Iron Condor, le Butterfly, le Collar, che sono una specie di covered call con una opzione di protezione in acquisto, le Diagonal Spread, che è un misto fra
un vertical e un horizontal, lo dice anche la parola, quindi è una diagonal, è una strategia dove vado a comprare e vendere due strike diversi e due scadenze diverse, ok? In quel senso è diagonale, cioè cambio sia in verticale, quindi sia nel lato degli strike, sia in orizzontale, cioè sull'asse del tempo, ok? La double diagonal, stesso discorso, ma fatto sia con le call che con le put, le straddle, che immagino conoscerete, cioè comprare o vendere lo stesso strike di call e di put, le strangle, dove invece compro o vendo due strike diversi di call e di put, le coverage strangle, vabbè, insomma, una strangle con in più il titolo sottostante, la synthetic put, e poi invece arriviamo nelle strategie custom, cioè quelle personalizzate, tu puoi fare un po' quello che vuoi, lui ti dice la vuoi a due gambe, a tre gambe, a quattro gambe, a cinque gambe, a sei gambe, a otto gambe, cioè gambe è un termine amichevole del mondo delle opzioni per indicare quanti contratti sono coinvolti nella strategia, ok? Una strategia opzionistica ha tipo un Iron Condor e ha quattro gambe perché vendo due opzioni e ne compro altre due, ok? Vendo una call, vendo una put, compro una call e compro una put. Bene. Quindi voi partite da qua, d'accordo? Se siete già scafati, avete già idea di che cosa volete andare a fare, partite dalle custom. Se invece volete una strategia classica, allora usate le preconfezionate, diciamo così. Allora parto io così per fare un esempio, uso una delle strategie, combinazioni ma più semplici, che è la straddle, ok? Cliccando qua sopra vi porta a questa pagina qui, d'accordo? Questa pagina vi permette in modo molto semplice, facendo solo pochi passaggi, di impostare la vostra strada, ok? Qui dovete mettere il simbolo, cioè il titolo su cui volete aprire questa strategia opzionistica, il sottostante, vedete, underlying stock symbol. E in questo caso io andrei sul più famoso, il più semplice di tutti, che è l'ETF dell'S&P 500, cioè il nostro amico SPY. Ok? Scrivo SPY e poi clicco su Get Price. Appena faccio Get Price, lui si va a prendere in tempo reale il prezzo di SPY in questo momento, che è 311,96. Adesso vado nel mondo delle opzioni. Questa è la call, ovviamente, e questa è la put. Prima cosa che gli devo dire è se io questa call la voglio comprare o la voglio vendere, quindi fondamentalmente se voglio impostare una long straddle o una short straddle. Partiamo da una long straddle, che è la cosa più semplice. Quindi io qui fra buy e write devo selezionare buy. Attenzione che molti software opzionistici utilizzano il termine write invece di sell, cioè invece che dire vendere un'opzione, dicono scrivere un'opzione. Perché? Perché originariamente quando sono nate le opzioni erano dei contratti che venivano, beh, erano, sono dei contratti, però quando erano cartacei c'era l'usanza, diciamo, c'era la tradizione che fra le due controparti, quello che scriveva effettivamente il contratto, che lo buttava giù e lo firmava, era il venditore. Perché? Perché era colui che si assumeva l'obbligo, che si assumeva il rischio. Sapete che in una transazione opzionistica il compratore è quello che sta nella posizione un pochino più solida, più tranquilla, più privilegiata, che non vuol dire che sia la più profittevole. Attenzione, attenzione, sul discorso comprare o vendere opzioni, quale delle due cose fa guadagnare di più, si potrebbe stare a discutere per ore, ok? Però fatto è indubbio che il compratore sia in una posizione più forte, più solida, più tranquilla, ok? Perché rischia poco, rischia solo il premio e invece può guadagnare molto se le cose vanno dalla sua parte. Invece il venditore dell'opzione è quello un po' più, come dire, sulle uova, d'accordo? Perché lui invece incassa il premio di sicuro, ma se le cose gli vanno contro può arrivare a perdere, a dover sborsare molto, molto di più di quello che ha incassato. Quindi c'era l'usanza che a scrivere il contratto fosse il venditore che si doveva assicurare che le clausole fossero scritte nel modo corretto. Quindi tutto per dire che il termine scrivere, write, è un sostitutivo del vendere. Ok? A questo punto cliccate su Select Option e vi apre questo schermino che vi permette di selezionare la scadenza dell'opzione e poi chiaramente lo strike fra call, che sono qui a sinistra, e le put, che sono qui a destra.
Allora, andiamo a una scadenza qualunque, tanto è solo un esempio, facciamo fra un mese, oggi è il 19 giugno, quindi andiamo qui al 20 luglio, ok? Vedete? 20th of July. Cliccando qui mi viene proprio la option chain delle scadenze, delle opzioni di luglio, del 20 luglio, e io vado a selezionare, siccome vogliamo fare una long straddle, vado a selezionare una call, quindi qui a sinistra, at the money, quindi se SPY vale 311,96 vado chiaramente a prendere la 312 e quindi clicco su uno qualunque di questi due prezzi, 9,16 o 9,19, non fa differenza, clicco e lui automaticamente mi riporta qui tutte le caratteristiche di questo contratto, che è la 312 call del 20 luglio, e chiaramente il prezzo qua sotto. E poi ovviamente gli devo dire quanti ne voglio di questi contratti, 1, 2, 5, 10, noi lasciamo uno che va bene. E lui mi dice, questa roba ha un costo totale di 919 dollari. Perfetto, grazie. Vado nelle put, devo sempre comprare perché è una long straddle, seleziono un'opzione, sono già al 20 luglio, vado giù e vado a selezionare la Put strike 312. Basta, fatto, facile. Total cost 920 dollari. A questo punto lui mi dice il costo di questo spread, perché tutte le combinazioni opzionistiche di fatto sono degli spread sostanzialmente. E lui mi dice è a debito o è a credito? Mi dice che è a debito, net debit, è a debito di 18 dollari e 39, cioè la somma fra il costo della call e il costo della put. Vi ricordo che a causa del moltiplicatore 100 tipico delle opzioni, questi 18 e 39 sono 1839 dollari di costo, ok? È un costo, non è una perdita, non è che io appena compro queste due opzioni ho, tra virgolette, mi sono usciti 1839 dollari. Ho speso virtualmente 1839 dollari, ma è come se fossi andato long su qualcosa comprandola a 1839 dollari. Io perderò effettivamente 1839 dollari solo se questa cosa che ho comprato per 1839 andrà a zero. Allora lì avrò perso i 1839 dollari. Se questa roba che ho comprato a 1839 va a 1800, ho perso solo 39. Se va a 2200, ho guadagnato 360, fate i conti, 371. Ok? Sono andato long di una combinazione di contratti a 18,39. A seconda di quale prezzo poi chiuderò questa combinazione, avrò guadagnato o perso. Ok? A questo punto, quando avete impostato tutto, dovete flaggare questo box di termini e condizioni. E a questo punto basta, cliccate su Calculate e avviene la magia. Ok? Vi ritrovate una bella tabellozza che, come vedete, in una specie di stile heat map, cioè mappa termica, vi colora di rosso scuro la parte più perdente e vi colora invece di bianco le parti limitrofe, le parti impari, diciamo, e di verde le parti profittevoli. La cosa bella è che questa tabella è impostata in un modo molto intelligente perché ha sull'asse verticale gli strike, sull'asse orizzontale invece ha l'evoluzione delle. Diciamo i giorni che passano da oggi, 19 giugno, fino alla scadenza at expiry, ok? La scadenza che avevamo detto essere il 20 luglio. E voi vedete il profit and loss di questa combinazione come si evolve nel tempo. È molto bello, ok? E vedete come se fosse in azione direttamente il decadimento temporale tipico delle opzioni. Cioè vedete che se oggi rimane fermo qua il titolo e stasera non si è mosso, non mi fa nessuna differenza, non vado a perdere né a guadagnare tanto, ok? Se domani rimane ancora fermo qui, beh, comincio a perdere 3 dollari, ok? Se invece fa un altro pezzettino, allora perdo un altro pezzo. Anzi, aspetta, questo è quello in percentuale. Mettiamolo così. Almeno si vede in dollari, eccolo qua. Vedete che in dollari io vedo che, beh, domani se non si muove comincia a perdere 48 dollari. Il giorno dopo, se non si muove, 119. Se non si muove ancora, 183, 250. E mano a mano che passano i giorni, perdo sempre di più se il sottostante non si muove, rimane nella zona peggiore del mio payoff, ok? Fino ad arrivare chiaramente alla peggiore delle ipotesi che
che è quella per cui alla scadenza il mio sottostante è rimasto esattamente a 312 e io ho perso tutti i 1839 dollari, ok? I più esperti di voi avranno già riconosciuto nella forma di questo bacino bianco, diciamo, rosso, il payoff di una long straddle girato in verticale, d'accordo? Lo avrete già riconosciuto, ma ovviamente non c'è bisogno di così usate l'immaginazione, perché la cosa figa è che cambiando qua sotto l'impostazione voi potrete avere il vero payoff. Come faccio? Apro e vado sulla sezione graph, cioè grafico, e vado a selezionare l'ultima opzione, cioè profit and loss in dollar value, cioè profitto perdita in termini monetari, ok? Proprio in termini di dollari. Lo clicco e voilà. La magia del vero payoff opzionistico, con la tipica forma di una long straddle, cioè la forma a V rovesciata. Anzi, non una rovesciata, una V normale. L'altra cosa bella è che vedete che quella bella dinamica temporale che c'era sulla tabella viene riprodotta anche qua sul grafico grazie a queste linee colorate che in una specie di arcobaleno ti disegnano i payoff at now, si dice, cioè i payoff istantanei, giorno per giorno, a seconda della data. Vedete? La mia posizione il giorno 31, il giorno 1 luglio seguirà il payoff verde. Il giorno dopo invece ci sarà stato un po' di decadimento temporale, quindi seguirà il payoff azzurro. Il giorno dopo ci sarà stato ancora un po' di decadimento temporale, anzi non il giorno dopo, un po' di giorni dopo, e allora seguirà il payoff viola, diciamo, ok? Che è quello del 9 luglio. E io posso vedere come cambia il mio profitto perdita al variare del prezzo di SPY, cioè se SPY sale tanto e arriva a 335, io guadagnerò questa cifra, ok? Se invece scende tanto, guadagnerò quest'altra cifra, vedi, 500 dollari, 1000 dollari. Se invece sta fermo, perdo XY, d'accordo? Guardate poi con che facilità si fanno tutti i vari aggiustamenti. Io voglio vedere non com'è una long straddle ma uno short straddle. Beh, cambio buy in write per entrambi i contratti, riclicco calculate e voilà, in un attimo ho il profit and loss di una short straddle. Figo no? Ovviamente qua avete tutta una, diciamo, esplosione precisa di tutta la posizione, ok? Qual è l'entry cost? 1839. Qual è il massimo rischio? Ok? Che vedete, nel caso di una short straddle è infinito sull'upside e sul downside è fino a zero. Qual è il massimo profitto? Maximum return? 1839 dollari con il prezzo di 312 alla scadenza. E quali sono i break-even point? I break-even point sono questi due punti qua, quelli dopo i quali la posizione va in perdita. Ok? Ve ne faccio vedere un altro esempio. Facciamo un Iron Condor. E stavolta facciamola su un altro titolo, sulla nostra amica Apple. Get price, boom, 353. Vado veloce. La put in acquisto, vedete, long put. Vado sulla scadenza del 21 agosto. E vado a comprare una put 300. Voilà. Poi devo fare la short put. Vedi, mi ha già impostato le quattro operazioni per un Iron Condor: long put, short call, long call. Facile, no? Dunque, ho venduto la 300, ho comprato la put 300, vado a vendere la put 305. Facciamola facile. Poi devo vendere la call. Trecentonovantacinque e vado a comprare la call 400. Tac. Basta, calculate. Boom. Via, facile. Immediato. Andate qua, cambiate, mettete profit and loss in dollar value grafico, bada bam, grafico dell'Iron Condor. Volete vedere anche il pezzo di qua del grafico? Andate qui e fate graph range, modificate, invece che vederlo solo fino a 304, lo voglio vedere fino a 250. Rifaccio calcolate. E voilà, e mi fa vedere il grafico completo. Questo pezzettino qui inclinato così, secondo me è un errore, ragazzi, però ci siamo capiti.
e anche sopra lo voglio vedere fino a 450. E voilà. Un Iron Condor fatta e finita, dove so esattamente che il massimo profitto sono 145 dollari se il sottostante ha un prezzo di un certo tipo, mentre il massimo rischio sono 355 dollari a scadenza, scusami, 355 dollari con un prezzo di Apple di 400 a scadenza. In realtà ho rischio sia sul downside che sull'upside, ok? I break-even point a scadenza sono 396,45 da una parte e 303,55 dall'altra. Facile. L'altra cosa carina che vi faccio notare è che vedete che qua mi si creano delle, automaticamente delle specie di tab, cioè io posso in un attimo tornare alla straddle di prima. E qua invece ho l'Iron Condor. E se adesso faccio una calendar, qua, calendar spread, boom, mi si crea, vedete, un nuovo tab e posso giocarci quanto mi pare. Faccio una bella calenda su GE e voilà, compro la put month, cioè del mese lontano, compro la put di ottobre, compro la put 7 di ottobre, e vendo la put di settembre, stesso strike 7, quindi ho un debito di solamente 11 dollari, ragazzi, quindi il massimo rischio di questa operazione sono questi 11 dollari, e ho un payoff della Madonna di questo tipo qua. Rischio 11 dollari, profitto massimo 35, quindi rapporto rischio-rendimento super power, 1 a 3. Praticamente. Voglio vederne un po' di più, quindi gli dico, fammi vedere, c'ha da 0 a 20 e non rompere le balle, allarghiamo questo payoff. No, 6, ho detto 0. Vabbè, facciamo 1, dai. Eccolo, questa è la mia calenda. Carina, no? Le calendar sono delle strategie più interessanti in the universe. Siete ancora in linea? Siete svenuti? Mi avete seguito? Complicato per chi non conosce le opzioni? Datemi qualche feedback. Fighissima, grazie Paolo. Arrapati, grande Paolo. Siete opzionisticamente arrapati? Ottimo. A memorizzare, Ruggero, credo che salvarle nel vero senso del termine non sia possibile a meno che non fai forse la membership a pagamento, che ti dico la verità, non ho neanche guardato. Allora, fino a pochissimo tempo fa questo sito era gratuito e basta, non aveva neanche la membership a pagamento. Poco tempo fa hanno... Ah no, vedi, non l'hanno neanche lanciata, guarda, we are planning on launching a premium member service. Vedi? Non hanno ancora lanciato il loro programma di membership, quindi non puoi pagarli neanche volendo, ok? Queste sono alcune idee che stanno pensando di includere nella membership a pagamento. Strategie custom... disegno in sovrapposizione della standard deviation e sì, e credo che sia appunto lì la possibilità di salvare le più del profit margin, save trades at updated price. Non lo so sinceramente se si possono salvare, ma non credo, perché non vedo la possibilità di creare un account, Ruggero, e se non puoi creare un account non puoi. Non può tenerti memorizzate le cose. No. Direi di no. A occhio. Mi spiace. Ti puoi fare un bello screenshot, Ruggero. Voilà, credo ci siano solo titoli italiani e americani, prima che mi facciate questa domanda che già immagino. Ci sono anche le aziende italiane? Non credo proprio. Non ho mai verificato, ma non credo proprio. Ecco, vedete, se volete sbizzarrirvi con delle cose acrobatiche, andate sulle strategie a otto gambe, qui ci avete da
darci dentro a manetta. Però vedete, la cosa figa è che vi tiene qua tutto. Finché tenete aperta questa finestra del browser, secondo me. O forse finché non cancellate i cookie, probabilmente. E voilà ragazzi, carina? Non so quanti opzionisti ci sono fra di voi, ma la trovo una cosa molto molto carina. Fammi vedere su YouTube, che mi dimentico sempre di leggere i commenti. Sembra facile, punta production. Facile il sito, non altrettanto facili le option. Va bene, se avete qualche altra domanda, ragazzi, sono qui o avete qualcosa da dire anche sulla, appunto, sulla settimana e tutto il resto, se no io vi saluto. Grazie Mario, buon weekend anche a te. Non vedo altre domande, quindi procederei a salutarvi e augurarvi un ottimo Saturday Night Live, no, un ottimo aperitivo del venerdì. Thank God it's Friday. Mario mi chiede cosa penso di Power Option, se è utile pagarlo secondo te. Allora Mario, ne penso bene nel complesso, l'ho usato, ho fatto il loro corso, mi sono fatto arrivare a casa il loro malloppone sulle Merrill Put, conosco bene il loro sistema di trading, ne uso una parte, un approccio lo uso, quindi nel complesso non posso che dare un feedback positivo. Non sono abbonato alla piattaforma di Power Options, sono stato abbonato circa un 5-6 mesi qualche anno fa, la trovo una bellissima piattaforma nel complesso, devo dire, molto utile. A me è arrivato a un certo punto non era più tanto utile, perché quando impari a fare i conti a mente, uso altri strumenti, non faccio tanto il tipo di trading che sponsorizzano loro, eccetera, eccetera. Quindi per me personalmente era finita l'utilità e ho smesso, mi sono disiscritto. Ma nel complesso è un ottimo servizio, secondo me. Questo è il migliore o ce ne sono altri simili? Ce ne sono una marea, Giovanni. E ci sono, però, fra quelli web-based e gratuiti, questo lo ritengo il migliore, ok? È il più facile, il più immediato, è quello che fa i conti fatti bene. Secondo me è il migliore fra quelli web-based e gratuiti. Ce ne sono diversi a pagamento, ma chiaramente è un altro discorso, e ci sono molti software, quindi che non sono web, ma sono da installare su Windows. Quindi nel mondo dei software, nel mondo del pagamento c'è di meglio, chiaramente, ma nel mondo del free è il migliore di quelli che conosco io. E io ne conosco tanti, però. Una view su S&P 500 sembrerebbe stornare. Grazie, buon weekend. La palla di cristallo. AD. Non vorrei sbilanciarmi. Io un piccolo storno, sinceramente, me lo aspetto. Quindi, se mi devo sbilanciare, ti dico che non credo in uno storno importante, ma in un piccolo storno sì. C'è una stagionalità ribassista fino a fine giugno, molto forte. E mi aspetto poi un luglio totalmente rialzista ed un eventuale mercato ribassista più fortino fra agosto e settembre. Se ti devo dare proprio così riassunto in tre parole una mia view. Non credo una roba forte come quella che abbiamo visto a marzo, non credo proprio, cioè non credo più. Prima ci credevo, adesso ho cambiato opinione, ovviamente, visto come sono andate le cose, ma un altro stornino entro fine anno, sì, credo di sì. Ho fatto un po' di analisi di stagionalità e cose varie, credo di sì. Un software free che consigli? Ma perché cosa, Giovanni? Software free, gli unici software free che esistono per le opzioni sono le piattaforme dei broker, che quindi non sono free nel vero senso del termine, ma sono correlate all'apertura di un conto. Apri il conto, ci metti i soldi, tipo Tastyworks, è bellissimo, Thinkorswim, è bellissimo. E diversi altri ce ne sono che sono, beh, anche Interactive Brokers per certi versi, però devi aprire il conto, metterci qualche soldino almeno sopra. Quindi sono soldi tuoi, non è una spesa, però non è free nel vero senso del termine. Mi sono perso gli ultimi live tuoi, magari lo hai già detto. Ah, Mario,
Un giudizio veloce su Tastyworks. Allora, Sergio, sul broker Tastyworks, 10 lode. Sulla piattaforma educativa Tastytrade, che è quel gruppo di imprenditori, trader e personaggi della finanza che ha fondato thinkorswim a suo tempo e poi ha venduto thinkorswim ad TD Ameritrade e ha creato questo spin-off e ha fondato Tastytrade e poi il broker Tastyworks. Ecco, diciamo sul comparto educativo Tastytrade, da cui è nato Tastyworks, ecco lì invece metto una bandiera rossa, sinceramente. Nel senso che sono fantastici, sono bravissimi, fanno delle ricerche meravigliose, hanno veramente un comparto scientifico, tecnico, matematico pazzesco, che fa analisi sulle opzioni, backtest straordinari, interessantissimi. Io mi flippo del loro materiale, ma hanno un unico grande difetto, che parlano sempre e solo esclusivamente di vendita e prevalentemente di vendita naked. Short strangle, naked put, naked call, qualche volta qualche credit spread, ma per loro esiste solo, esclusivamente la vendita. E hanno una filosofia di trading basata sulla vendita di opzioni che, a mio parere, nel medio-lungo periodo è una ricetta per azzerare il conto. Short strangle, roll dell'untested side a seguire il mercato, insomma, una serie di meccanismi che, secondo me, messi in fila per un periodo di tempo sufficientemente lungo, è un azzeramento del conto garantito. Quindi, sulla parte software, la parte broker, la parte super, ma non seguire il loro metodo di trading, se posso dire una cosa. Aspetta, che sono arrivate altre domande, mi sono perso. Se voglio su Tastyworks, dico per le opzioni, ok, ti ho risposto. Chiedevo qualche sito web tipo quello di stasera, utile per le opzioni. Però Mario, di che tipo? Per che cosa sulle opzioni? Cioè, questo per i payoff, questo è fantastico. Per i prezzi delle opzioni e i payoff, questo è fantastico. Perché cos'altro intendevi free per le opzioni? Spiegami un attimino meglio che cerco di darti una risposta. Come si fa per un conto con Ameritrade e usare la loro piattaforma? Ho provato, ma non se non risiedi in USA è difficile. No, Giovanni, si può aprire il conto demo semplicemente mettendo che abiti in Piazzale Loreto nel Minnesota, a Minneapolis. Gli metti la residenza USA, apri il conto demo e puoi scaricare la piattaforma e usare il conto demo. È figo. Ma la piattaforma per gli opzionisti è valida? Sì, Sergio, Tastyworks come broker è ottimo, io ce l'ho, ho il conto e lo uso e ha dei meccanismi di lettura della volatilità implicita delle opzioni che è straordinario e che io uso tanto soprattutto per il trading sugli earnings. Chi ha fatto con me il percorso sugli earnings e vede alcune delle analisi che io faccio sulla volatilità che c'è prima del rilascio delle trimestrali, molte di quelle le faccio con Tastyworks. È ottimo. Come Power Options, ma free, Mario? No, no, sinceramente no, perché non ha senso. Cioè, Power Options è un sito coi controcazzi che dà informazioni, analisi di un certo tipo. È impossibile trovare una roba del genere che sia completamente free. Molto difficile, perché chiaramente robe di quel tipo che ti danno proprio informazioni, segnali, strategie proprio da cui tiri fuori il profitto. Possibile che esista. Siti per le opzioni anche gratuiti ce ne sono una marea, infatti eventualmente possiamo affrontarne altri nei prossimi appuntamenti se volete, però per i payoff questo è il migliore. Ok? Ho risposto a tutto, ragazzi. Ciao. Va buono? Buon weekend a tutti! Sì? Va bene ragazzi, buon weekend a lunedì!
Ciao a tutti, mi raccomando, fate i bravi, anzi no. Ciao. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao.